Nessuna equidistanza tra Cina e Stati Uniti, nessun paragone. Il presidente francese Emmanuel Macron chiarisce le sue posizioni a seguito di un'intervista rilasciata al termine della sua visita ufficiale nel paese asiatico, in cui ha definito l'Europa un vassallo di Washington. L'America è un nostro alleato con cui condividiamo valori e obiettivi, dice oggi il capo dell'Eliseo gettando acqua sul fuoco. La Cina è allo stesso tempo un partner ma anche un concorrente, un rivale sistemico con cui però vogliamo costruire una nuova agenda per ridurre le tensioni e affrontare le principali questioni internazionali, dalla guerra in Ucraina alla situazione in Taiwan, isola che, parole di Macron, resta un sistema democratico riconosciuto e sostenuto senza remore, anche e soprattutto contro i venti di espansionismo che spirano da Pechino. Con un occhio a quanto sta accadendo da oltre un anno in Ucraina, il presidente cinese Xi Jinping ha proposto lo stesso Macron come mediatore nella crisi. Idea rispedita al mittente da Mosca dopo poche ore. La Francia non può innalzarsi a quel ruolo perché, ha detto ieri il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha sempre sostenuto Kiev nel conflitto. Ma come chiunque in questi ultimi tempi percorra la via della seta in agenda, non ha solo questioni di politica e relazioni internazionali a livello diplomatico. La Cina è una frontiera economica fondamentale per l'Occidente e anche per la Francia, che nell'ultima trasferta ha strappato accordi milionari da L'Oréal ad Alstom, da Total a EDF. Sono decine le aziende francesi che hanno raggiunto accordi importantissimi con il gigante asiatico.